Buongiorno, stiamo per partire per la terza tappa Napoli-Vibo-Valencia. La situazione meteo è veramente con poca pressione, altissima pressione, poca pressione del vento, quindi hanno dato due ipotetici accorciamenti di percorso e niente, partiamo le due e vediamo un po' che tattica fare. Adesso ci scarichiamo nuovamente grip e vediamo se andare sotto costa a sfruttare le termiche o andare fuori che ci dovrebbe essere leggermente più pressione. Siamo partiti, siamo nel Golfo di Napoli, abbiamo fatto una partenza bruttissima, però stiamo recuperando e ora siamo i più alti della flotta. Hanno tutti armato il COD ma stanno scadendo verso la terraferma, noi invece ci stiamo tenendo alti con il fiocco e per ora sta pagando perché poi andremo ad armare il COD per scendere giù verso Punta Campanella e invece loro avranno avranno il COD da tirar giù e mettere il fiocco. Quindi per adesso siamo convinti di questa scelta, continuiamo a monitorare la flotta e velocità 7 nodi con reale di 9,5, quindi siamo contenti, una bollina larga e vediamo, unico rischio che magari passando vicino a Capri ci possa coprire un pochino il vento, però per adesso ce lo prendiamo e vediamo un po' quello che succede. Regata sarà molto lunga, si prospetta una bassissima pressione del vento, però per adesso ci stiamo divertendo, c'è aria, niente, a bordo abbiamo un nuovo co-skipper che ora è dentro a giocare con il cibo e niente, come non so se si vede dalla telecamera, ma tutta la flotta è bassissima e chiara in conto, sta andando verso terra, noi dobbiamo passare qui tra Punta Campanella a sinistra, Capri a destra. Abbiamo stato COD, abbiamo fatto un pezzettino con il COD, sarte alti, ora abbiamo stato Jennaker, questo è Capri e questo è Punta Campanella e adesso ci portiamo un pochino più fuori e poi andiamo anche noi a strambare, scendiamo giù, ci siamo creati un bel apparente e via, la strategia di tenere il fiocco e tenerci alti per ora ha pagato, abbiamo ripreso 4-5 barche, loro stanno girando adesso la punta, noi stiamo andando fuori e allora è morto il vento, hanno invece tenendoci un pochino più alti su Capri ci ha sostenuto un pochino di più, abbiamo oltre che i paraglioni anche un'altra barca lì alla quale è morto il vento, effettivamente muore davanti, ce ne vogliamo andare? Ora ho un aumento, sono a 10 e mezzo, sono loro che sono piantati, ma gli ho girata in faccia male. Allora... è probabile che sia l'aria che entra di là, per quello io la farei prima. Dai, andiamocene allora. Allora, così ci teniamo un pochino dentro al golfo di Salerno, quindi volendo, se te lo consente la velocità potresti, così è perfetto, siamo a 115 di COG, ora ti dico, puoi poggiare, mi molli, io poggio, 100, io di base ti volo sulla, non tanto sulla rotta ma sul, sì no, per darti un'idea, per darti un'idea, 120 va benissimo, ok? 120 di overground ti piace? Sì, 100, quello che ti permette di fare una velocità degna. E questo è perfetto, andiamoci a vedere il mio bacio. Se riusciamo a scendere... Io scenderei ora che c'è un po' di pressione, okay, dici? Sì. Ok. Dopo la nostra partenza un po' timida ci stiamo riprendendo e ora stiamo volando sotto Jennaker, cioè, ci sono 13-14 nodi, ci abbandoneranno presto ma comunque per ora sono qua con noi e quindi ci divertiamo, stiamo cercando di riprendere loro che erano un paio di miglia avanti, piano piano li stiamo riprendendo, davanti abbiamo il primo della flotta che va un pochino più poggiato di noi, sta lì e... barchette sotto, dietro, no problem. Il nostro nuovo co-skipper che ci racconta qua.
grande acquisto per barca giovani, carta giovani, e andiamo incontro la notte. Meno male perché fa un caldo incredibile e non vediamo l'ora che il sole se ne vada. Sei 8, che è successo? Certo, nuvolette nel cielo, però per ora non ce n'è neanche l'ombra. Abbiamo ripreso 7-3, molto bravo, chapeau. Un bellissimo tramonto alle nostre spalle. Salutiamo la terra e andiamo verso sud. Ancora con aria, la flotta è tutta quanto una a noi. C'è chi è leggermente più alto. Davanti a noi abbiamo il leader e piano piano ci avviciniamo anche noi. In partenza abbiamo avuto un problema e il motore ci si è surriscaldato. Abbiamo visto il filtro dell'acqua, ma è pulito, quindi ci hanno mollato sulla linea di partenza una girante, una cinghia, dicendo vai, cambiala, ok? E quindi ora il nostro grande Stefanone si sta prestando a cambiare la girante. Andiamo in miniera! Abbiamo atteso il tramonto perché sennò prima ce lo giocavamo. Fanno 77 miliardi di gradi dentro questa barca. Grande! Facci sapere come va, eh? Speriamo bene, senza motore non possiamo caricare le batterie, senza batterie non abbiamo gli strumenti e sarebbe un grande problema, però vediamo, siamo fiduciosi, dai. Speriamo bene. Abbiamo ammenato il Genna, che era stato il cod, perché il vento ci ha girato un pochino troppo in faccia, e ora stiamo facendo la bellezza di 2 nodi 8 con 3 di reale e niente, cerchiamo di muoverci, sarà una lunga notte, però aspettiamo una termichella dato che siamo abbastanza vicini alla costa. Siamo tutti molto vicini, quindi regata interessante. Lunga sarà, però interessante. Sensazioni? Dai, è tutta. Sensazione, dai, è tutta, tutta la vita. Dai, dai. Regata stressantissima, stressantissima. La stiamo vivendo molto bene, però, anche se un po' stressata, un po' agonista. Ci stiamo rimbalzando tra il primo e il terzo posto, tra una barca che ci è leggermente sotto vento e una barca che ci è leggermente sopra vento. Stiamo scapolando il capo di Punta, come si chiama? Punta Liscosa. E ora ci è arrivata un pochino d'aria, siamo scesi giù per prenderci un pochino di termica che ha pagato. E ora siamo più o meno facendo la stessa velocità della flotta, insomma, dei primi due, con noi tre. Un po' di pressione sta salendo, 4 nodi 1, e niente, cerchiamo di rubare ogni piccolo grado all'orza e siamo agguerritissimi. Unica cosa che stiamo facendo molto sbagliata, siamo entrambi svegli, ormai è l'una. Luna, quindi molto molto sbagliato. Ora mando subito a dormire il nostro co-skipper, che con successo ci ha portati a Punta Liscosa e via. Sono le 3, update notturno, ancora non ho dormito, sono stanchissima e stiamo camminando molto bene anche rispetto alla flotta. Ora che siamo sotto costa abbiamo la possibilità di vedere anche i dati, sia scaricare i dati meteo che vedere i dati della flotta, quindi sappiamo con certezza che stiamo avendo una bella velocità. Sono tutti, diciamo, morti a metà tra
il sottocosta e il fuori. Ci sono due o tre barche che sono andate molto fuori, ora stanno camminando più o meno come noi, però da meteo dovrebbe andare a scemare il vento che gli è rimasto fuori, soprattutto loro non andranno a sfruttare l'effetto termica che invece noi ci prendiamo sotto costa. Quindi questo è molto buono, l'angolo è buono, siamo un pochino più stretti della rotta per Bibbo, perché così ci teniamo appunto sotto la costa e sfruttiamo l'effetto termica. Stiamo facendo 4 nodi 8, ce ne sono 5 di reale, stringiamo all'apparente 35-38 e 60-70 al reale, che proprio adesso ho visto un po' ruotato. E fatto il peeling via coda, è arrivato a fiocco perché volevo stringere un pochino di più l'angolo del vento, stavamo scadendo troppo, anzi eravamo perfettamente in rotta, ma l'essere perfettamente in rotta mi faceva allontanare dalla costa, e quindi ho deciso di stringere un pochino di più per rimanere vicino alla costa, dato che è l'unica fonte di vento che avremo anche questa notte. Per adesso ci continuiamo a muovere. Abbiamo una pressione di 7 nodi e ne facciamo 6 e respicci. Questa notte è andata molto molto bene, ci siamo allontanati dalla flotta in senso positivo, abbiamo guadagnato tantissima tantissima acqua, la flotta era ferma, noi ci muovevamo a 6-7 nodi, solo che abbiamo ancora un gap con il primo che al momento sembra irraggiungibile, fa un nodo più di noi, indipendentemente da cosa ci possiamo inventare. Le barche sono uguali, quindi non sappiamo, e sicuramente ho visto che lui ha pulito la carena, cosa che noi non abbiamo fatto, però lì mi fermo, insomma, quello è l'unico differenziale. In ogni caso complimenti a lui e noi continuiamo a dare il massimo. E adesso per esempio noi facciamo 6 nodi e 4 di bolina, vabbè, stringendo a 37 gradi di apparente, con le vele settate molto bene, almeno insomma con le vele settate correttamente, e lui fa 0,6 più di noi con esattamente lo stesso angolo, lo stesso vento e la stessa barca. Comunque oggi stanotte abbiamo macinato un sacco di miglia e siamo qua, siamo in linea d'aria a 70 miglia da Vibo Valentia e abbiamo superato già il primo gate, anche se gate non era ipotetico per finire accorciare il percorso. Non penso che accorcino il percorso, non penso che lo accorcino sicuramente nel primo gate che era davanti al capo di Palinuro. Comunque lo abbiamo passato, ci stiamo dirigendo verso il secondo gate, che poi è appunto una linea infinita sulla longitudine, e che è di davanti a capo Bonfanti e poi l'arrivo a Vibo. Ci stiamo tenendo un po' stretti sulla costa, anche se appunto potremmo poggiare senza problemi, proprio per andare a sfruttare l'effetto termica. Nel mentre la situazione di bordo è la seguente: noi poliniamo tranquillamente, qua fuori tutto bene, dentro abbiamo la solita barchetta con armadio, letto, cucina, co-skipper che dorme, tracker e via cantando. E ora voglio andare a sistemare questo fiocco che mi sta facendo impazzire, perché ha questo profilo tagliato molto particolare, con una base molto larga, e quindi mi sbatte continuamente sulla tuga, mi fa questo tun 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 che non sopporto più, quindi non so adesso cosa andrò a fare, però lo voglio sistemare, se no impazzisco. Anche se mi sembra che porti molto bene ora, a parte il rumorino fastidioso. E invece la randa ha questa specie di, non so, piega,
data secondo me dalla tensione delle prime due stecche. La stecca quella della square top è la prima stecca alta e dicono che non si può toccare nulla, però forse la prossima tappa si può dare un occhio alle stecche e cercare di capire, perché è veramente obbrobrioso come profilo. Ne ha due di pieghe, una lì su, non so se si riesce a vedere, che secondo me appunto è data dalla tensione delle stecche, e poi un'altra piega qui che indipendentemente da Lang, Cunningham, ho messo uno stroppetto che abbassa ancora di più il punto di inferitura della base, e niente, non c'è niente da fare. Quindi, però le vele sono uguali per tutti e ho sentito questo feedback un po' in giro anche per le altre barche, quindi su quello alzo le mani. Buongiorno! È arrivato il momento di divulgare la mia poca pazienza durante il palazzo. Ho avuto un attimo di crisi che ora vorrei spiegare perché ne vale la pena. C'è stato un, come dire, un pilastro della mia vita che questa mattina è venuto a mancare, e quindi mi sono agitata perché non sapevo come gestire la situazione. Basta Maria, io esco. Comunque non è facile, è impegnativo, però ce la siamo cavata, anzi il grande Stefanone se l'è cavata molto più di me questa mattina. Congrats, merci beaucoup. Bisogna fare, non pensare e fare, nel dubbio fai non pensare, effettivamente. E davanti a noi vedo anche una certa brezza. Poi ti ho detto tieniti forte perché tra poco decolliamo. Decolliamo, anzi devo stare sotto il vento. Siamo alle performance, meglio muoversi da qualche parte. Me ne vado sul foil, va? Chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. Però la chiave è non pensare mentre fai. Almeno io è meglio che non penso, perché penso troppo a quanto pare. Questa è la rietta che sta arrivando, se Dio vuole. Ho avuto una brutta crisi questa mattina, non riuscivo a capire perché l'angolo del vento. Comunque città di Genova sta soffrendo anche lui, eh? Non riuscivo a capire perché l'angolo dell'apparente su fosse 30 su un angolo di reale di 70 gradi, solo su un bordo, sull'altro no, stavo impazzendo. E alla fine la chiave è stata non preoccuparti del motivo, trova una soluzione. Quindi abbiamo installato il code no sense e effettivamente ci ha creato una bella velocità, e ora ce ne stiamo andando felicemente, rilassatamente. Abbiamo ammainato il code, è stato installato il generator che ci ha girato il vento, ci sta. Un nodo, no, non è vero, dai, prima di assetto. Siamo freschi, si sta bene. La nostra capacità di concentrazione è scesa di molto, perché sono, saranno 6 ore. Che cosa? Che siamo qua? Non lo so, mi sembra una vita. Più o meno. Qualche litro d'acqua fa. Sì. Fa un caldo veramente importante. Di quelli che ti levano. Che ti fa venire voglia di timonare in piedi perché prendi più aria e stai all'ombra della randa. Esatto. Facciamo via. In rotta. Abbiamo Acone, il terzo, che ci sta sopraggiungendo, comunque scherzi a parte. E noi andiamo via. Altro, ci hanno accorciato il percorso al secondo punto che avevano proposto, che è davanti capo Bonifanti, che sono 50 miglia prima rispetto a Vibo Valentia, il che sembrerebbe fantastico, però noi abbiamo
un problema al motore che si surriscalda perché il circuito di raffreddamento probabilmente è otturato o comunque arriva dell'acqua al motore, e per cui continueremo a vela, non abbiamo un'altra opzione perché non ci vengono a prendere. Anche questo è fantastico perché ci metteremo 5-6 giorni. Vedo fresco. Freschissimo, come una rosa. Certo, la scelta del colore oggi non è che ti ha aiutato molto. Vabbè, ma perché si sporca meno. Finalmente c'è un refolino di vento. Oggi è stato veramente estenuante, soprattutto il primo pomeriggio in cui facevano 97 miliardi di gradi, non c'era un refolo di aria, però ora per fortuna siamo riusciti a incastrare un paio di raffiche. Praticamente il campo di regata è un olio con qualche accenno di raffica qua e là, e quindi siamo riusciti a entrare in un refolino. Ora siamo perfettamente in rotta verso la linea d'arrivo, che dovrebbe essere a 3 miglia da qua, qualcosa di più, e poi scendiamo fino a Vibo Valentia a vela. In generale la regata è andata molto bene, siamo molto contenti. Ancora non si può dire perché ancora non abbiamo tagliato la linea, però abbiamo delle barche dietro, dovremmo essere riusciti ad aver assicurato la seconda posizione, e il primo è completamente un altro passo rispetto a noi. Ieri notte abbiamo navigato sotto costa con lui, faceva un nodo in più, mezzo nodo in più, un nodo in più, quindi bravo, bravissimo, e noi contenti. E niente, abbiamo queste ultime 3 miglia davanti, un bellissimo tramonto e una lunga notte. Stiamo tagliando la linea d'arrivo, anche il vento si è intensificato ora, dopo tutto il giorno che ci ha fatto penare, però meglio di niente. Siamo a 0,1 miglio dall'arrivo, quindi posso dire che abbiamo chiuso la regata a secondi, siamo stati molto bravi, è stata molto sofferta, però siamo contentissimi. Ora vado a svegliare Stefano e chissà che non ammainiamo, semplicemente poggiamo e ce ne andiamo verso Vibo Valentia, e sicuramente è meno tragica di quello che pensavamo, perché ci sono 6 nodi e 7 di reale, ne facciamo 6 e 5, quindi arriveremo chissà quando, però sicuramente ce la facciamo sotto costa come fosse regata, così che ci sbrighiamo. E siamo un po' stanchi, più che altro spompati completamente da questo caldo, però divertentissimo. Sono stata fermata da un peschereccio, avevo paura fosse qualcuno che mi volesse derubare, non lo so, allora ho svegliato subito Stefano, vieni su, vieni su, e questo peschereccio si è avvicinato e mi fa: non puoi passare qua, ho messo una rete. E allora io ho fatto: sì, ma io non mi posso muovere senza il vento. E allora lui mi fa: vabbè signori, dai, la porto io. E quindi eccoci qua, su, trainati dal pescatore verso chissà dove, perché la nostra fiducia nei suoi confronti. Ovest. Esattamente dove non dobbiamo andare, però. È la mattina dopo della regata e tutta la notte abbiamo navigato per riportare la barca nel porto dove doveva andare, che è Vibo Valentia, 50 miglia dall'arrivo. E si prospettava una lunghissima notte di 2 nodi a vela con il code, e invece per fortuna l'equipaggio che è arrivato terzo giusto dietro di noi ci ha trainato tutta la notte. Eccoli qua, e ora ci stanno portando dritti dritti nel porto. Merci.